e qua dovete tenere la velocità per fare il salto, che è qua. Ciao a tutti e bentornati in una nuova trailer review di Torino Trails. Qui è sempre Ruben che vi parla. Ci eravamo lasciati la volta scorsa con il sentiero della Calce. Oggi rimaniamo sempre in zona Val di Sero, Rivo d'Ora, e andiamo a vedere il cosiddetto Tanoil. Il Tanoil prende questo nome, come sempre, dallo zappatore originale, cioè Tano, che con sempre il suo gruppo di ragazzi si è dedicato alla costruzione tanti anni fa di questo sentiero. Un sentiero che, come il Calce, mantiene bene o male, e forse anche più del Calce, le sue caratteristiche di sentiero naturale, duro e crudo per quanto riguarda quello che è il suo fondo. Un fondo forse ancora più complesso rispetto a quello del Calce, dato che è pieno di radici e ad oggi molto ma molto scavato. Come si prende il Tano? È molto semplice. La strada Bella Vista, che è essenzialmente quella in cui va a sbucare il Calcetano, si sale in zona Tettinone, alla rotonda si gira a sinistra verso zona Tetti Chenon e poi da lì si va a raggiungere l'ingresso del Tano. Lo vedremo molto più semplicemente in video, è più semplice farlo che a dirlo. Il sentiero può essere diviso in due parti. Una prima parte caratterizzata dalla presenza di salti e una seconda parte invece rappresentata dal sentiero vero e proprio in tutta la sua durezza. La prima parte, quella dei salti, è caratterizzata da 4-5 saltini e un droppettino, tutti con accanto la loro chicken line, la via più facile, quindi il consiglio che vi do è, se non l'avete mai fatta, il primo giro fatevelo pian piano, andando a guardare i salti e gli atterraggi passandoci accanto, e il secondo giro, dato che si può fare un anello molto molto rapido, ve lo fate magari iniziando a fare i salti. Finita la prima parte, si continua con la seconda parte del tunnel, che è quello che poi va fin giù fino a Via Torino, quindi a Rivo d'Ora. Il fondo è un fondo molto ma molto scassato, caratterizzato da pietre, radici e delle strutture che ancora oggi esistono. Per strutture intendo piccoli drop o qualche step down che possono metterli in difficoltà in quanto si trovano spesso subito dopo curve o in tratti con poca visibilità. Quindi, se non l'avete mai fatto, sappiate che è un sentiero che le prime volte ha fatto molto ma molto piano per cercare di capire dove si trovano tutti i punti di difficoltà. Continua con la sua difficoltà praticamente costante dall'inizio alla fine fino ad arrivare al cosiddetto River Gap, e cioè la parte finale del sentiero è una lunga via di pedalata che porta al salto del fiume, quindi una rampettina che vi fa letteralmente saltare un torrente che passa di sotto. Sarà più o meno 1,70 m circa, 1,5 m di distanza dal River Gap da saltare. Con una buona velocità si fa senza troppe difficoltà. Ovviamente anche lì, se è la prima volta che ci andate, guardatelo prima. Anche qui, in questo caso, c'è una via alternativa a destra che vi permette di saltare il River Gap. Si continua lungo la stradina da prima sterrata e poi asfaltata e si arriva in Via Torino. Da Via Torino c'è una fontanella, se volete bere, si va verso sinistra, la continuazione naturale di Via Torino è strada Bella Vista, e da lì si risale, se si vuole, ovviamente verso Superga. Quindi il Calce e il Tano si prestano benissimo ad un circuito di discesa e risalita. Solitamente dalla panoramica si fa il Calce, si risale, si fa il Tano e poi si risale verso Superga per concludere il giro con un 600, con un 61, e viene un giro enduro veramente fighissimo. Detto questo, non mi dilungo oltre. Ringrazio come sempre tutti i ragazzi che si dedicano alla manutenzione di questi sentieri, che ogni tanto ne hanno davvero tanto tanto bisogno. Come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale e andiamoci a godere del Tunnel. Allora, iniziamo il video da qua, dal cartello della rotonda. Io mi trovo su strada Bella Vista, che per intenderci è la strada che prendete dalla fine del Calce per andare su verso Superga. Qui siamo in zona Tettinone. Alla rotonda non andiamo a destra, cioè non andiamo verso Val di Sero e poi Superga, ma andiamo a sinistra in direzione Tettinone. Okay, lungo la traccia numero 58 del Grand Tour della Collina.
entriamo in strada Tettinone. Qui buttate sempre un occhio per terra, perché in periodi di caldo sono frequenti gli incontri con i serpenti. Io ne ho già beccati 3 in 2 anni più o meno, quindi non così infrequenti. Vi addentrate per 3 minuti dentro strada Tettinone, seguendo la strada principale. Arrivate praticamente in zona Tettichenon, perché è così che si chiama questa zona. Arrivate a questo bivio, se volete potete prendere quei 2 segni verdi o il cancello verde come punto di riferimento, e andate a sinistra. Qui c'è un cartello che vi indica sentiero 58 lungo dritto di qua, e voi salite verso destra. Dopo 200 metri di risalita, che saranno un minuto e mezzo, a seconda di quanto forte pedalate, arrivate all'ingresso del tunnel, o meglio l'ingresso alto, e cioè quello dei salti, che è dritto di fronte a voi. Metto i guanti e andiamo. Ok, siamo all'ingresso del Tano, entriamo nella zona dei salti, che è la zona alta. Qui ovviamente io adesso sto andando pianino perché non ho preso la rimborsa, ma voi potete dare linee di gamba. Ovviamente attenzione, perché essendo una zona con i salti ci potete trovare spesso della gente che è ferma accanto ai salti per guardarli o anche solo per provarli. Infatti questo qui dovete prendere un po' più a destra, perché in mezzo c'è un ramo. Qui, se volete, sulla destra c'è un troppettino, niente di che. Qui invece è troppo più grande, dovete fare attenzione a non mettere troppo. Ok, quindi prima parte del Tano fatta, 5-6 salti, dove se volete imparare a fare qualche saltino è perfetto. Finite la prima parte arrivando da qua, se volete rifare il primo tratto alto basta andare qui, quindi a sinistra uscendo dal sentiero, e rifare quel pezzettino di risalita. Potete fare un loop infinito di salti. Invece il sentiero continua qui, subito sulla destra. Questa quindi è, possiamo chiamarla, la seconda parte del tanto, ok? Guardate che tutte queste linee di droppettini possono essere facilmente evitate da linee alternative, che sono sempre comode per chi è alle prime armi o per chi scopre il sentiero. Qui 2-3 linee di opzioni di discesa. Qui fate attenzione al tronco sulla destra, perché io mi sono schiaffato e non è bello schiaffarsi lì. E qui arrivate ad un altro bivio, ok? Quindi il sentiero arriva da qua e voi continuate naturalmente a sinistra, non andate di là. Quindi finita anche la seconda parte del Tano, anche questa breve, arriviamo alla terza parte, che è preceduta da questo rilancio sul fondo molto tranquillo. Terza parte, anche lì, smossa, sentiero completamente naturale, spesso scavata con radici che affiorano, bella difficile quando è umida, adesso invece è secca e possiamo un po' paragonarlo all'umido, se vogliamo, come termini di scivolezza. In questa parte, l'ultima volta che sono passato, c'era un bel tronco all'altezza testa, è probabile che lo incontrerò anche oggi. Pedalate, pedalate, io oggi mi sto godendo il fresco del sottobosco, perché appena becchi il sole squagli. Qui seguite ovviamente la discesa, non fatevi prendere dalla risalita, e qua andate giù dritti. Qui, come vedete, ci sono varie linee, potete andare sulla destra, andare a sinistra. Vedete, il fatto che sia secco non aiuta sicuramente il grip. Qui
è un tratto ripido, potete evitarlo stando tranquillamente sulla destra, saltellino, pozzanghera onnipresente. E qui, come vi dicevo, c'è ancora il tronco. Questo qui, il mio seghetto, può veramente nulla, perché guardate quanto è grosso. Ci passiamo sotto, la segnalazione è stata fatta, speriamo si riesca a togliere il prima possibile. Ci vuole una bella motosega. E qua arriviamo verso la feature più importante, forse, del Tano, quella che più attira le persone, cioè il famoso salto del rio. Prima, curva sinistra in ripido, e qua dovete tenere la velocità per fare il salto, che è qua. Ok, qua, dritto di qua, finisce il Tano. Voglio farvi vedere come potete evitare il salto del rio. Innanzitutto ve lo faccio vedere e poi vi dico come evitarlo se non ve la fidate. Questa è l'altra sponda del salto del rio, ok? Il salto sarà più o meno un metro e mezzo, cioè il gap da colmare, è questo qui del fiume, fiume purtroppo in secca. E qui, questa qui, è la rampa invece da cui saltate, ok? Non c'è un kick eccessivo, quindi dovete tirarla leggermente su per arrivare di qua. Come avete visto, io non avevo una grandissima velocità, anche perché se siete troppo veloci finite dritti sul muro. Lì c'è la spondina per accompagnare l'uscita. Potete evitarlo andando non sulla rampa, ma andando sulla destra, ovviamente venendo da lì della rampa. Continuate, 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 fate un guado del fiume qui. Adesso non guardate niente perché ci saranno 2 centimetri di acqua. D'inverno invece c'è un po' più di acqua, ma insomma nulla che vada a rendere impossibile il guado del fiume. Ok, quindi abbiamo visto anche salto del rio e alternativa pedonale. Adesso arriviamo alla fine della strada del Tano, raggiungendo via Torino a Rivodora. Vi faccio vedere dove rifornirvi di liquidi essenziali alla vita. Sbucate dalla strada asfaltata, la via della fonte, vi assicurate che non ci siano macchine. E qua sulla destra c'è un parcheggino con fontana, essenziale prima della risalita. Per continuare il giro, quello che solitamente io faccio è da via Torino su lungo strada Bella Vista e praticamente ritornate alla rotonda da cui abbiamo iniziato. Ebbene, abbiamo visto anche il Tano. Calce e Tano sono fatte come trail review. Sono veramente contento perché erano delle trail review che volevo fare da tanto, tanto tempo, e perché è anche importante, secondo me, farle vicine l'una all'altra, perché vi fanno capire come poter combinare le discese per far venire fuori un giro veramente figo. Sempre nella zona del Calce e del Tano ci sono altri sentieri come il Rosmarino o il Sentiero Saponetta, che magari vedremo più in là nel tempo. Detto questo, fatemi sapere nei commenti, come sempre, cosa ne pensate del sentiero, se lo avete percorso, se non lo avete mai fatto. Noi ci vediamo alla prossima trail review. Iscrivetevi al canale e mi raccomando, divertitevi in mountain bike. Ciao!